Benvenute o bentornati sul mio canale. Nuovo episodio dell'Ora del Tè insieme e ripartiamo alla grande con un episodio che ho deciso di intitolare L'ansia di settembre. Non so voi, ma io ultimamente sono circondata da buoni propositi per settembre, da video motivazionali, video di reset, video in cui bisogna ripartire alla grande a settembre. E in realtà ho fatto pure io un video di 7 di settembre, però se qualcuno di voi l'ha visto ora non fa, perché è un video normalissimo, non ci sono grandi botti per questo settembre. E di solito durante gli anni anche io sono stata una di quelle persone che voleva ripartire alla grande a settembre, però col tempo mi sono resa conto che anche questa cosa può diventare in qualche modo tossica. Come al solito non mi sono preparata un discorso, quindi vi dirò come la penso, come la sto vivendo, come l'ho vissuta anche negli anni, cercando di farvi capire quello che vorrei. Sappiamo tutte che settembre è un po' come gennaio, culturalmente e all'unanimità viene visto come un punto di inizio, anche se si trova quasi alla fine dell'anno, e ancora più di gennaio secondo me genera ansia proprio perché a gennaio siamo tutti entusiasti per l'inizio dell'anno nuovo, abbiamo 12 mesi davanti, in 12 mesi può succedere qualsiasi cosa. Settembre invece si trova nell'ultima parte dell'anno, mancano effettivamente 4 mesi alla fine dell'anno, quindi da una parte sì, potrebbe essere vista come l'ultima spinta prima di finire, dall'altra però, cavolo, non è che in 4 mesi uno può effettivamente cambiare e rivoluzionare completamente la sua vita. Ci sta a ripartire nel mood giusto dopo le ferie, però questa narrativa del datti da fare in questi ultimi mesi, la tua ultima occasione per dare un senso al tuo anno, ecco, questo è un po' tossico perché è un po' irrealistica come cosa. Io per anni mi sono fatta convincere e mi sono convinta che settembre dovesse essere quel punto di svolta in cui accadeva qualcosa di rivoluzionario nella vita e ovviamente vivendola così si vive con tantissime aspettative. Abbiamo parlato tante volte delle mie aspettative e delle aspettative in generale e penso che a questo punto siamo tutti d'accordo che l'aspettativa di per sé non sempre è una cosa positiva, anzi, spesso finisce per danneggiarci. Per anni mi sono aspettata grandi cose da settembre per poi puntualmente sempre dover ricalibrare e rendermi conto che effettivamente è un mese come un altro e non è quello che fai in un mese che può cambiare il risultato di un anno. Mi spiego meglio. Settembre sicuramente può essere un buon momento, ma così come può esserlo qualsiasi altro momento dell'anno, perché non è altro che il risultato di tutto quello che abbiamo fatto prima. Se nei mesi precedenti abbiamo seminato, ci siamo impegnate, sicuramente magari a settembre sì, è un buon momento per iniziare a avere i risultati, oppure magari si possono amplificare i risultati, però certamente non può essere un punto di svolta nel senso che inizio a settembre e già a settembre o a dicembre vedo i risultati. Ecco, questo che intendo essere un po' tossico. Poi, attenzione, io mi sono sempre definita una persona positiva e se mi conoscete un po' sapete che abbraccio la mentalità positiva, però negli anni ho imparato a guardare a questa positività con occhi un pochettino diversi, forse un pochettino più realisti. Ho smussato un po' la mia convinzione del se vuoi tutto è possibile, perché con l'esperienza ho imparato che a volte, anche se non vuoi con tutta te stessa, subentrano delle circostanze esterne che ti mettono un po' i bastoni tra le ruote. Ho imparato che non basta la motivazione per portare risultati, quindi gennaio, settembre sono dei momenti di solito di picchi di motivazione, però ecco, non basta il picco di motivazione per arrivare al risultato. Anzi, vi dirò di più, di solito le persone che si lasciano travolgere da questo picco di motivazione in questi periodi dell'anno, nella maggior parte dei casi sono dei fuochi di paglia. E ve lo dico perché io stessa sono stata tante volte un fuoco di paglia, magari partivo a gennaio, a settembre, carica mille, con mille idee per la testa, e poi mi ritrovavo a metà mese, oppure magari a ottobre, al mese dopo, a essere completamente scarica, ad aver perso la voglia, a ritrovarmi esattamente dove ero all'inizio. Perché ho capito che conta molto di più la costanza, la coerenza, invece della motivazione. La motivazione sicuramente aiuta, quindi
a settembre potete approfittare di questo picco per darvi lo slancio, però lo slancio non vi porta a nulla se prima non avete seminato qualcosa, non avete messo le basi. Infatti, quando vedo tutti questi video di settembre, reset, facciamo, pianifichiamo, oggi, con gli occhi forse un po' più adulti, che non sono più una ragazzina, mi fanno un pochettino ridere perché effettivamente ormai parlo con tante persone, conosco tante persone che continuano a procrastinare, temporeggiare con questa scusa. Non è chi riparte a settembre che farà la differenza, ma probabilmente chi magari non si è fermato neanche nei mesi estivi, chi ha continuato ad andare con andatura costante, anche se più lenta. Infatti, un'altra cosa che ho imparato ad apprezzare è la lentezza. Piuttosto che avere questi picchi su e giù di motivazione, è meglio andare con un'andatura un bel po' più lenta, ma che rimanga costante tutto l'anno. Capisco chi ha questa andatura che a settembre possa sentire un pochettino d'ansia. Ho intitolato questo video L'ansia di settembre proprio perché a settembre ci sono le persone che partono sparate a mille e si lasciano prendere la motivazione, e poi altre persone che invece sentono questa ansia dell'essere indietro, del tutti stanno facendo e invece io no. Sembra che tutti stiano avendo risultati straordinari mentre io sono sempre ferma allo stesso punto. La realtà dei fatti è che la maggior parte delle persone, nella realtà proprio, non quello che vediamo nei video su Instagram, nella realtà le persone a settembre sono allo stesso punto in cui erano ad agosto. Ci può essere qualche leggero miglioramento, però nella maggior parte dei casi, se ad agosto stavano a zero, a settembre non possono stare a 1000, così come se ad agosto stavano a 50, a settembre probabilmente saranno a 60. Ma è normale, settembre non è un mese magico, anche se guardandosi attorno potrebbe sembrare che per gli altri sia così. Quest'anno l'avete visto, sono un po' bastian contraria su tante cose, però sarà che sto diventando molto più consapevole della realtà dei fatti e mi lascio influenzare meno da quello che vedo anche online, perché ricordiamoci sempre che quello che vediamo online è sempre molto artefatto, empatizzato, poi invece le vite normali sono altra cosa. Io, per esempio, quest'ansia di settembre la sto sentendo in prima persona perché appunto vedo tutti che parlano di questo fantomatico settembre come se dovesse essere chissà cosa, e io invece mi sento completamente stanca. Questo settembre non ce la faccio proprio a partire alla grande perché mi sento proprio svuotata di energie, perché capitano questi momenti? Può essere che capiti a marzo, a maggio o anche a settembre, che doveva essere quel punto di inizio. Io questo settembre me lo sto vivendo con molta, molta, molta calma. Sto facendo tante cose, poi proprio perché parliamo di cose che non iniziano a settembre, ma arrivano dai mesi precedenti, e per me i mesi precedenti sono stati molto intensi, carichi di cose da fare, carichi di responsabilità, di pensieri importanti. Quindi a settembre adesso mi sto ritrovando che voglio fare proprio il minimo indispensabile, non mi sento di fare più del solito, non mi sento di dover dimostrare qualcosa, mi sento proprio di dover andare in modalità risparmio energetico. Da parte di me si sente un pochettino in corpo per questa cosa, perché anche questo dobbiamo dire, però dall'altra mi continuo a ripetere che effettivamente è da gennaio a settembre che sto facendo cose, non è solo quello che faccio a settembre. Quindi faccio questo discorso anche per darvi un punto di vista, un punto di riflessione diverso da quello che magari state vedendo in questi giorni ovunque. Normalizziamo il fatto che può capitare che a settembre non si abbia voglia di spaccare il mondo. Normalizziamo il fatto che a settembre magari uno si trova già con le spalle cariche di cose fatte nei mesi precedenti, e quindi invece di dare l'ultimo sprint negli ultimi mesi, negli ultimi mesi comincia a raccogliere quello che ha seminato prima. Perché effettivamente non c'è nulla di male, anzi, secondo me l'obiettivo dovrebbe essere proprio questo: invece di poi fare la corsa agli ultimi mesi e dire oddio, devo recuperare tutto quello che non ho fatto finora, io gli ultimi mesi me li voglio proprio godere, perché voglio godermi quello che ho fatto nei 9 mesi precedenti, negli 8 mesi precedenti. Questa cosa però non legge quasi nessuno, chissà perché. Effettivamente poi sono bombardata anche da email, newsletter. Porca miseria, sono tutti a dire che stai facendo questo settembre? A che punto stai? Ti stai dando una mossa? Dicembre è vicino, eh? La fine dell'anno è vicino. Che ansia! Io sono qua invece, una piccola voce fuori dal coro per dirvi il contrario. È inutile che vi fate prendere dall'ansia a settembre. Vivetela con più calma, sia che siate in tempo, sia che siate in ritardo sulla vostra personale tabella di marcia, sia che vi stiate rendendo conto oggi che
potevate fare di più nei mesi precedenti, quel che è fatto. La cosa certa è che sicuramente non si può tornare indietro, sicuramente si può fare meglio nei prossimi mesi, però con la consapevolezza che non saranno questi a stravolgere la vostra vita. Tutto è possibile, sono anche dell'opinione che tutto è possibile, mai dire mai, mai porre limiti alle possibilità infinite dell'universo, però fate quanto è in vostro potere, facciamo quanto è in nostro potere e soprattutto, cosa importantissima, facciamo quanto è in linea con la riserva energetica che abbiamo, perché a settembre si tratta di rendersi conto di quanta energia ci è rimasta dopo questi mesi e in base all'energia che ci è rimasta, comportiamoci di conseguenza. Ci sta che magari anche a me è capitato che negli anni passati a settembre ero strapiena di energia perché magari mesi prima avevo fatto di meno, avevo lavorato di meno, mi ero riposata di più, quindi a settembre avevo un bel pieno di energia che potevo sfruttare a mio vantaggio. Però se come me vi ritrovate a settembre stanche da morire e volete soltanto dormire, rallentate un po' tutto. Poi magari nei vlog vi racconterò, anzi sicuramente vi racconterò il perché di tutta questa stanchezza, e anche perché sono cose abbastanza positive per fortuna, però ecco, volevo un pochettino normalizzare il fatto che settembre può essere un mese come un altro per chiunque. Non siate fuochi di paglia che divampano velocemente, ma poi altrettanto velocemente si spengono, ma imparate ad essere più diesel. Ora, non vorrei fare un parallelismo stupido perché in realtà non è di queste cose, però che io sappia, i diesel partono più lentamente, però vanno voi. Quindi siate un po' più diesel. Correggetemi, ho detto una cavolata. Ora però sono curiosa di sapere se sono l'unica che sente quest'ansia di settembre oppure tra voi c'è qualcuna che la pensa come me. Fatemi sentire meno sola se è così. Lo sapete, per me questa è una rubrica cuore a cuore, come se stessi parlando con delle amiche con cui fare dei discorsi un po' più profondi. Quindi mi piace che se si crea un po' di condivisione, se mi dite anche voi come la pensate, come se fossimo proprio a bere un tè tra amiche. Quindi vi aspetto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così da non perdervi tutti i prossimi video, sia i nuovi episodi dell'Ora del Tè Insieme, sia i vlog dove vi mostro un po' di vita quotidiana, dove potete vedere effettivamente nel quotidiano come vivo in maniera un po' più rallentata e tranquilla. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e io vi aspetto come sempre al prossimo video.